Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video di Nerdish Movie. Oggi siamo qui con un format diverso dal solito, siamo in segreto e abbiamo cercato Tom Holland. Se volete anche i prossimi episodi con Tobey Maguire e Andrew Garfield, lasciate like. Uomo di 19 anni, io ancora aspetto uno studio scientifico ben dettagliato che mi spieghi come guardando una foto di Tom Holland io passi dal provare tenerezza e Pucci Poo a immaginare e Abus. Apocalittiche e violente in cui mi trapana tutti i buchi che ho in corpo. Cioè, non mi succede mai con nessuno, se non con lui. Voglio una spiegazione, ora. Le ragazze invece dicono: donna di 18 anni, sono innamorata dei ragazzi che si truccano e mettono i vestiti. O mettono i vestiti. Ok. C'è un video di Tom Holland, così, che mi fa letteralmente impazzire. Allora, uomo di 18 anni, c'è chi sbocca in Tom Holland e chi mente. E questo video me lo bloccano, ottimo. Uomo di 19 anni. Il prof sta spiegando un video lezione, nel frattempo io mi so che si le foto di Tom Holland. Raga, sono tutti così, io ho solo messo hashtag Tom Holland, non hashtag Tom Holland stesso. Allora, ragazza di 16 anni, cioè vogliamo parlare di Tom Holland? Cioè, dico, parliamone, è tipo il mix tra ragazzo cute e ragazzo figo. Dico, Tom, sbattimi come sbatti il telecomando sul tavolo quando non funziona. E qui ci abbiamo una Dante Alighieri. Ragazza di 17 anni, tra parentesi 14, ho bisogno di saperlo, qualche fangirl o fanboy di Tom Holland, palesatevi e diventiamo amici. Vabbè. Il commento più normale, cioè il segreto più normale che ho letto, anche se non è un segreto. Vediamo. Donna di 19 anni, raga, ma quando sarà buono Tom Holland? Commento basico di qualsiasi ragazza che è andata a vedere i film di Holland, solo per Holland. Ma la domanda è, per gli altri due sarà sempre così o solo sto qui? Allora, vediamo. Allora, ragazza di 16 anni. In doccia mi sono buttato il doccino lì al massimo. Ho chiuso gli occhi e ho immaginato Tom Holland. Che me lo mettevo. Io non posso leggere sti commenti. Non li posso leggere sti commenti. Allora, riproviamo. No, raga, sto qui lo skip. Mi dispiace, forse metto lo screen. Non posso manco mettergli le screenshot. Io che mi preoccupavo di mettere lo schermo qui. Non si può. Qualcuno può fare le maratone di Spider-Man? O Avengers? Ah, Tony Stark? Hashtag Tom Holland, Spider-Man Avengers. Commento più normale. Mi consigliate qualche film bello con Tom Holland? Non ce ne sono. Scusate se era un attimo sminchiata la telecamera. Comunque, ragazza di 16 anni, stimo davvero tanto l'attore di Spider-Man Tom Holland. È il mio idolo da un sacco di tempo. Cioè l'altro ieri. Vabbè. Quando lo vedo nei video, eccetera, mi mette allegria e i suoi modi di fare mi fanno sempre sorridere. È una persona fantastica e divertente. Grazie per regalarmi la felicità in ogni momento. Grazie di esistere. Concordo, è un bravo ragazzo. Donna di 18 anni. Oggi ho visto Spider-Man Far From Home. Spoiler. Qualcuno può spiegarmi se il bacio tra Peter e MJ fosse con la lingua o no? Ma che te ne frega? Scusate, è che mi sono distratta parecchio. Ma vedere un tipo che combatte contro dei droni, bah, non lo so. Ragazza di 16 anni, vedo sempre un botto di fanpage su Tom Holland che postano foto con scritto il mio idolo, eccetera. All'incirca solo un terzo di tutte queste gli hanno fatto gli auguri per il compleanno. Ragazza di 16 anni, sì, ma il trailer di Spider-Man Far From è uscito ed io non so se piangere e nevo.
Questo è interessante, ragazza di 16 anni. Ricordate Freddie Mercury? Solo per l'AIDS? È un po' come ricordare Tom Holland solo per la sua dislessia. Tom Holland soffre di dislessia? Non lo sapevo. Va bene, paragone un po'. Così però. Giusto. Ragazza di 16 anni. Moto, questo è l'ultimo che leggo perché veramente per oggi io non ne voglio più sapere nulla. Ah, ragazza di 16 anni. Vi un consiglio. Voleva scrivere, vi do un consiglio. Mai vedere Infinity World. Mai vedere Infinity World. Endgame e Spider-Man nello stesso giorno e soprattutto di seguito potrebbe causare depressione e cotta per Tom e Robert. Stranamente sono finiti i commenti orridi, o almeno in sta pagina sono finiti i commenti orridi. La prima era letteralmente tutti ragazzi arrabbiati da Holland. Io vi saluto e se volete, come detto, il prossimo episodio con Andrew Garfield o Tobey Maguire, commentate o lasciate like e io ve lo porterò al più presto. L'idea mi è venuta così random, sperando che in realtà trovassi solo delle ragazzine arrabbiate che dicevano quanto è figo Holland con la tutina, però non è così. E quindi niente, noi ci vediamo alla prossima e niente, bye nerd!